Signori, ennesima settimana al banco dei pegni del signor aborto. Quest'oggi, ragazzi cari, partiamo con un 20.000. Il sesto mese, settimana 491. Ma la cosa importante è che quest'oggi noi dobbiamo a tutti i modi vendere il poster della pinna del 2020. Che mi hanno venduto a 36.000 euro, nonostante la stima fosse 56.000, ma per un motivo ben preciso. Era un falso. E ora mi ritrovo con un oggetto pagato 36.000 euro, che appunto è un falso. Quindi passiamo ad aprire il banco. Comincia. 26, 74, giornata 1. Il banco dei pegni. Signori, abbiamo essenzialmente il primo. Il nostro amico di oggi, che è il signor Jacob Zhang, che adora quel gioiellino e ha un bel po' di soldi. Forse, attenzione, è venuto a prenderci esattamente il poster. Allora, possiamo volendo riuscire a vendere il poster falso. Il grosso problema è che non è competente. Attenzione, ce la può. Aspetta, ma la risolvo già adesso volendo. Amico mio, tu, onestamente, quanto mi... allora io vorrei provare. Lui non è competente. Io voglio provare a chiedergli 60.000 euro. Non è competente, potrebbe starci. E se ci sta, è una bella somma. Cioè io arrivo, penso è la prima volta che tocco gli 80.000 euro. Vediamo che mi dice il brother. Gli provo a offrire. 48 mi dà. Allora è un falso. È un falso e la cosa mi preoccupa. 48 sono buoni, ma c'è anche da dire che vorrei farci di più. Per quanto io sia propensa alla sua vendita, penso che terrò i soldi. Non glielo do, perché posso trovare qualcuno. Vedi, tipo lei, la signora Lisa. No, no, signora Lisa, assolutamente no. Lei è super competente, si prova anche solamente. Sempre ovviamente la pinna. Si prova anche solamente. Ah, no, 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 cioè lei è... Però fa una minima offerta, sono fottuto. Assolutamente X, se ne vada. Io non gli darò alcun oggetto perché poi rischio veramente di perdere la mia reputazione. Nessun costruttore, quindi possiamo andare avanti anche stavolta. Nessuno tipo che è restauratore, che è costruttore, restauratore. Quindi andiamo, esattamente. Giornata numero 2. Abbiamo Nani col cucumber che arriva essenzialmente a vendermi un bel martellino che potrebbe costare... Qua ci intendiamo. Martello da guerra medievale del 1297. Rarità epica, stima 28.000 euro. Allora, spero solamente che lei non sia... Fa vedere una... Non sappiamo nulla di lei. Potrebbe essere taccagna come competente. Se stiamo sotto i... Fa vedere quanto costa, detto 28.000. Se stiamo sotto i 20 sarebbe figo, anche se è difficile, perché comunque vorrei fare una cosa, se no la metto più tardi. Perché se... No, questa mi dà il divano. Niente, come non detto. Quanto costa il divano? No, non comune pessime. Voglio vedere quanto mi chiede, ma no, lei niente. Torniamo dalla signora. Buoni. Questo oggetto quanto mi chiede? Un attimino, parliamone. 28.000. Mi sa che è taccagna e competente. È sia taccagna e competente. Questo può essere un problema. Allora, 20.500 è la somma che la signorina richiede. Io, signora, le posso dare tutti i miei soldi. Le do tutto. Al massimo 20k. A sto punto tu dici: ma allora non ti conveniva vendere l'oggetto di prima? Sapendo di questo oggetto col seno del poi sì, perché ci avrei comunque fatto più soldi poi rivendendo questo qua. Però, bro, io voglio, se posso, cerco di massimizzare i miei guadagni. Quindi, purtroppo, perdiamo questo oggetto strapregiato e andiamo dritti alla giornata numero 3. Nulla di troppo. Non abbiamo perso chissà cosa. Era una bella era un bel oggetto. C'è un restauratore che andiamo subito a vedere. Però può comunque evolversi nei prossimi giorni e darci qualcosa di ancora più figo. Giornata numero 3. Vediamo che ci... Oh, il bro mi porta il signor Bjorn. Bjorn la corazza mi porta una palla da basket. Fa vedere un attimino che oggettino. 3,70. Diciamo che non mi interessa. È abbastanza bassa la stima, quindi non mi conviene prenderlo, perché non ci farà. Cioè è più il tempo. Cioè mi occupo più che altro lo spazio. Abbiamo un Batman sorcio del signor Tom Janeway, che 1750. Questo è già più interessante. Carissimo. Oh madonna mia, 4700. Ma lei è impazzito? Cioè c'ha un con piercing nel cervello. Per dire un attimino, c'è qualche... Ah, ecco perché è collezionista. Il Tom è collezionista. Ecco perché. Quindi sovrastima tutto. Io ti do 3000 euro al massimo. Ed è 3700 la stima, 3000 euro comunque te li do. Alla fine ci veniamo incontro. Io di più non... No, non le posso dare di più. Mi dispiace. Ciao ciao a lei, ma non è che posso star lì a regalarle i miei soldi, con tutto rispetto. E comunque era un bel oggettino alla fine. Abbiamo l'Arc du Triomphe, questo del signor Josh. Esattamente, sì, del 99, ma il prezzo è 7,50. È un po' bassino. Guarda, provo a prenderlo per 400 euro. Tu dirai, per quale motivo? Perché magari tipo, no, ma categoria cultura, pensavo fosse casa o... Come non detto, 400 euro, vecchio, non di più. 400, niente, non accetta, peccato. Comunque non ci facevo tanti soldi, quindi va bene uguale. Tanti saluti, signor venditore. Non ho letto il nome, ma non era una persona importante. Attenzione, la signora Ashley Corb mi arriva al banco dei pegni con un oggetto che potrebbe essere... Non l'ho mai visto questo, tipo questo gioiello, quindi potrebbe costare dei soldi. Vediamo quanto... Non è vero, cattive condizioni, comune. È una schifezza. No, 200 euro assolutamente no, signora. No, 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 ma tutta la vita no. Sento un po' di... Un po' di gancini. Le signore sono un pochettino dei ganci. Restauratore abbiamo? Che cosa fa il restauratore? No, Robby Dietrich. Il cognome ci stava, ma purtroppo non è l'Adolfo che io sto cercando. No, scusa, il Benito che sto cercando, purtroppo. Che noi
poi già vi faccio vedere che abbiamo un Adolf Tao, che è tipo cinese ma con la skin, e tipo tedesco cinese ma con la skin. Diversamente, vediamo che succede la quarta giornata, se avrò qualcosa di spicy da portare a casa. La signora Edvige mi arriva con un'armonica, scusa, però no, che è sta, ma perché tutti i barboni stasera? Perché oggi tutti i barboni? Signora Sila, lei vorrebbe darmi questo? Ma no, raga, ma oggi, ma cos'è questa specie di... Ho comprato il negozio nuovo, è strafigo, stracarino, molto, dici, cazzo, impattoso, è bellino, e niente, ho solamente i morti di fame. Quella giornata 5, il signor Gary Martin arriva con questo fidget spinner del valore di... No, veramente, oggi è successo... Via, vada via. La signora Alanis mi arriva con un set di piante, che potrebbe essere, oddio, un cossetto orientale questo. Signora, quanto può costare questo? Dai, ma no, veramente. Ma che c'hanno oggi? Ma sono tutti barbò. Ah, mi ha riscattato tipo la medaglia. Oh, mi sono fatto 4K. Lamentati, anzi 5, 4 e 8. Va benissimo. Un solo gettino. Melania arriva così sgravata. Giornata 6, una grossa tromba. Una gigantesca tromba dal... Oh, rara, ottima... Tromba del 1945. Rarità raro, condizioni ottime. Signora, quanto vuole per la tromba? 2600? 2006 io le posso dare... Ma facciamo che le do 2200 euro, che dice? Ci sta? 2450, scende un attimo. Facciamo che allora le do 2300, che dice? Ci può stare? Veniamoci incontro, signora. Sono sceso di 100 euro rispetto alla sua offerta. Se lei vuole fare due affari con me, me la vende. Anche perché del 45 fa pandan con Adolf. No! No, però, ma veramente, oggi... Ragazzi, ma che succede oggi? Ma non capisco. La signora ancora una volta rifiuta la mia offerta. Si fa scappare 2300 euro perché ne voleva 2004. Se ne vada. Lorraine Bador arriva con una cosa tipo che usano per rapire i bambini. Un van, un furgone. Dal... Aiuto. Furgone del gruppo A del 2021. Rarità. Mitico. Condizioni cattive. Attenzione. Questo può costare... Ah, tipo l'A-Team. L'A-Team. Ci ho fatto caso adesso, gruppo... Parliamo 405.000 euro di furgone. Signora, guardi, io c'ho 24.000 euro. Lei è collezionista, impaziente, taccagna e mezza competente. Già mi manda a fanculo, guarda. Addio. Oggi non compro niente, bro. Ma è tipo, è questa specie di poster che mi porta sfiga. A meno che le cadreghe imperiali non mi ravvivino questa settimana infausta al banco dei pegni. Attenzione, la signora Jacqueline arriva appunto con delle cadreghe. E belle, dai, 5.400. Interessanti. Ma che è 7.008? Ma signora, ah, ma è mezza tirchia. No, signora, stima 5.4, io le do 4.700 euro. Signora, non le do di più. No, guarda, lei non scende. No, signora, veramente, io e lei, d'accordo, non ci andiamo neanche in 7 vite. Poi c'è i capelli di Oga che sembrano, non so, l'effetto dell'LSD. Vada via, per favore, se ne vada e... Veramente, se... Domani le nascono le palle, rido. Arriva la signora Jennifer Bezos. La signora Jennifer Bezos arriva con un bel numero di denari. Lei devo solamente sperare che non sia competente, così non sappiamo la competenza. Però è interessata al poster, epico, falso. Attenzione, questo poster, signora, le... Oh, e io devo accettare. E io qua accetto però. 53.000 è più che buono. Io non ci perdo, anzi ci guadagno. Lo vendo, va benissimo. Ci ho fatto comunque 16.500 di profitto. Ho 77.997 euro. L'oggetto era un falso. Spero che la reputazione non vada giù di nuovo. Diversamente, ci facciamo una cresta del 45%. Guadagno inaspettatamente dei soldi e mi rifaccio finalmente dello scam. L'unica adesso è che io non ho oggetti da vendere. Non ho niente. Cioè, mi hanno comprato tutto e non riescono a vendermi niente, perché o sono delle poverate o mi chiedono 400.000 euro perché sono impazziti. Diversamente, c'è un magazzino all'asta. Quindi, giornata 7, si apre l'ennesimo banco dei pegni. Io faccio già richiesta per il recupero persone disagiate adesso. Così quando un domani mi parte la scimmia, mi prende una malattia mentale, quella seria, sono già a posto. Arriva il signor Cavillo a informarmi che tutto costerà di più per un po'. Quindi, bruttissimo, non ho oggetti. Il signor Cavillo, no, prezzo degli oggetti più 20% per 14 giorni. Ma puttana vacca, io non ho oggetti. Cioè, avrei potuto vendere volendo il falso per 65.000 euro, per dire. Porco vinci. L'unico... No, boccale di birra tedesco non lo prendo, grazie infine lo stesso. Guarda, l'unica mia speranza è il quadro di Munch, che mi può costare l'ira di Dio, che me lo vende a 2 euro. Perché tipo è incompetente, vero? Non si sa nulla della signora Neely. Signora Neely, quanto...
Solo 1.500, veramente? E vuole anche poco. Vabbè, dai, allora, io signora, guardi, 990 euro, le va bene? 10 euro, mi dà 10 euro che ci prendo la colazione, se le va bene. Grazie, perfetto. Pensavo qualcosa di meglio, ma accetto, finalmente. Ho qualcosa da vendere, piango, meno male. Comunque, non è andata male, sono abbastanza soddisfatto. Magari, se non riesco a comprare perché la gente mi fa dei prezzi esosi, andiamo all'asta e provo a comprare lì, che forse magari all'asta evito questo sgravo del 20%. Abbiamo un restauratore, possiamo guardare come è messo. Abbiamo Lothar, che non è esattamente quello che a me interessa. Io non ho ancora visto se c'è un, se esistono. C'è Ben, non c'è Benito, ma c'è Ben. Vediamo, magari in futuro ci adattiamo alle conseguenze. Comunque, mese 7, settimana 1, giornata numero 1. Apriamo il banco dei pegni. Oh, la prima ad arrivare è la signora Millie. Signora Millie mi porta una tazza. Tazza può essere interessante. 850 euro ci posso stare, a meno che non chiede 1.000 euro. E allora in quel caso diventa un pochettino scam. Allora, la stima è 850, io le posso dare 650 euro. Mi dice che accetta bene, altrimenti io penso che appunto non accetti, perché siamo in un regime dove le cose costano di più. Peccato, signora, peccato. La signora invece, Paige Fucus, mi arriva con un bel vinile del 2004 da 400 euro, che penso che skipperò perché non mi interessa. Mentre Fred Coban mi porta il treno Thomas contro i Goblin. E questo treno Thomas contro i Goblin quanto costa? 9,90 a Barack Orama, ed è un pegno. 9,90 un pegno, sono un pochettino... Mamma mia, no, mi dispiace. Taccagno così, evito anche di fare la mia offerta. È stato un piacere, tanti saluti, alla prossima. Sono entrato nella taccagno era, o passiamo da gente che mi paga, boh, cose false, 60.000 euro, passiamo da gente che mi chiede per un pegno di un oggetto schifoso quasi il valore intero dell'oggetto. Restauratore Malcolm non mi interessa. Apriamo giornata numero 2. Mi arriva la signora Shirley Baggins con una specie di Superman in mutande. Quanto? Ok, lei è mezza competente e fu pure collezionista, quindi alzerà di brutto il prezzo. L'oggetto come... Oh, allora, raro, buone condizioni, poteva costare abbastanza, tipo 3-4.000 euro volendo. Signora... È 8.000, ma io non so la stima e lei è pure collezionista. Ciò vuol dire che potrebbe costare anche solamente 4.000 e lei lo sta pompando a manetta. In questo caso io provo a offrirle 4.000 euro, non le darò di più. Vedi che però scende di tipo 500 euro a botta, vuol dire che è veramente molto alta. Vado a 4.300, signora, se le può andare bene. No, allora 4.500, perché io 7.000 non li voglio neanche morire. 4.500, che dice? Niente, sono decisamente troppo distante. Non pensa di accettare e buona giornata. Ah, signora, mi sa che se lei pensava che io le pagassi la cucina nuova, è proprio solo sogno. Diversamente, la signora Burrito mi porta un braccialetto molto interessante che potrebbe veramente costare dei soldi. Signora, quanto... 1.000? Veramente? Signora, ma così poco? Sì, chiede 2.500. Signora, ma io c'ho manco i soldi, cioè ce li ho i soldi, ma non li voglio dare a lei. Collezionista, dopo che ci abbiamo il malus del 20%, è la cosa peggiore che ti può succedere, quindi no, grazie. Mentre la signora Dolores mi porta un ferro. Oh, bro, il ferro è interessante, non è il classico ferro. Tipo tutto ricamato, potrebbe costare dei soldi, attenzione. La signora mi porta... Bello questo! Vecchia pistola decorata del 1844. Raro, cattive condizioni. Abbiamo 5.300 euro di arma. Signora, quanto ci possiamo... Mamma mia, quanto è alta. Quanto è alta col prezzo. Se le do 5.000 euro me lo dà, tanto comunque ci posso fare lo stesso due soldi anche rivendendolo. Perché se no non comprano cioè non, veramente non compro nulla. 5.000 euro che mi di... Facciamo 5, guarda, le do il prezzo dell'oggetto, 5.300. Signora, ci sta? Ci sta, signora? Pensavo quasi meglio, ma accetto. L'ho pagato prezzo di costo, cioè nel senso, l'ho pagato essenzialmente la sua stima. Spero magari comunque non me lo compri e ci posso guadagnare almeno 6-7.000 euro col 20% di più. Potrebbe non essere impossibile e almeno ci posso guadagnare anche così, sennò veramente diventa infattibile. Abbiamo un restauratore, offresi. Il restauratore, carissimo. No, Yvengenji non mi interessa, vattene via, cioè, personaggio inutile. Bernard, in giornata numero 3, mi arriva con un telefono molto scrauso che andrò a skippare totalmente perché è insensato. Mentre Gavin mi porta uno schioppo in pegno veramente interessante. Veramente interessante lo schioppino. Quanto... Raro, cattive condizioni. È interessante. E vediamo quindi il brother. Che cosa? 2003. Non so. Non so la stima, onestamente. Potrebbe essere anche... Oddio, non è collezionista neanche avaro. Quindi potremmo essere vicini al prezzo vero dell'oggetto. Io provo a vedere se con azzardo... Provo a dargli 2000 euro. Magari ho fatto male. Magari faccio male, però ci provo lo stesso. No, 2002 no. È un pegno, tra l'altro. No, però è un pegno, cavolo. 2100. Dai, oh, cioè lo voglio provare a prendere. Voglio vedere che succede. Almeno due soldi li voglio fare a fine settimana. Se no, veramente è un bordello. È un casino. Zidong mi arriva con un oggetto. Dato lui è competente e tipo mezzo tirchio. L'oggetto come messo? Raro. Oh, orologio del 43. È interessante questo.
No, grazie. 255, no, grazie. Giornata numero 4. Ehi, abbiamo un'asta. Interessante, signora asta. Buongiorno, posso venire a comprare qualcosa? Ho i soldi, posso volendo permettermi tutto. Perché qua c'è un fucile a 2.7? Forse è quello, è lo stesso che ho comprato al tizio? Potrebbe darsi. Oh, shit. Antica collana d'argento. Rarità leggendaria. Questa può fare male. Vabbè, comunque, vecchio fucile. Partiamo da questo. Vediamo cosa posso farci. Il prezzo iniziale è 1.240. La stima è 2.750. Allora, io vorrei provare, onestamente, arrivare al massimo. Massimo 2000. Il fatto del prezzo rialzato potrei farci due soldini. Però devo sperare che loro non vanno a tipo a 3-4 mila euro, perché potrebbero tranquillamente farlo. Io quindi, se posso, sto sui 2000. Facciamo un po' altini, non voglio alzarmi di più. 2003, ok, bello. 2003 molto bello. Molto bello 2003. Veramente figo. Vecchio libro. Rarità raro invece, stima è, diciamo, sconosciuto. È un bel librino. Alla fine non è neanche tanto troppo rovinato. Quindi vediamo cosa succede. Oh, prezzo iniziale 1600. La stima potrebbe essere anche qua attorno ai 2007-3000. Vediamo dove arriviamo. Forse è più altino questo dell'altro. Forse qua siamo sui 3000. Però sempre 2003-2005 li posso spendere. Ripeto, se non prendo questa roba qua, tranquillo che al banco non ci compro nada. Niente. Tra una... Anche perché oggi mi arrivano o solamente persone povere. Oddio, forse ho sbagliato. No, ultima offerta. Non faccio più niente, niente, niente. No, no. Tutto vostro allora. Non offro più. Andate dove volete. Io non farò esattamente nada de nada. Stavo dicendo, se non compro qua, non compro veramente da nessun'altra parte. Perché dal banco mi arrivano oggi o robe da 250 euro oppure da 4 miliardi. Quindi non c'ha senso. Souvenir del Palazzo Reale di Madrid. Vediamo un attimino che cosa ci porta. Oh, 2.7 la prima stima. O meglio, la prima stima, il prezzo iniziale. Diciamo che io potrei, volendo, qua arrivare, dico, verso più di 4.000 euro. 4.005 volendo. Aspetta un attimino, amico. 4.5 li posso toccare, se non... Certo che però un bel regalino potrebbero farmelo, eh. Un bel regalino potrebbero far... Lasciamelo. Lasciamelo. No, io non offro, non ho più fiducia nell'umanità, veramente. Questi strapagano le cose, la signora Hitler strapaga le cose. Cioè, io verosimile, cioè, senza parole. Questa la guardo solo per vomitare, perché tanto mi darà una cifra che fa 91.000 euro. Non posso manco bettare per cominciare. Direi che me ne vado, grazie mille, è stato un piacere. Non fare schifo nel mio negozio, grazie. Ok, oh, restauratore? Leonardo, non mi interessa. E avanti, giornata numero 4, la signora Lorena arriva al negozio con una moto. La moto bella questa, 22.000, raro, ottime condizioni. Fenomenale. Signora, non so nulla delle sue caratteristiche, però potrei offrirle, dato che la stima è 22.500, 15.000 euro. Che dice? Le va bene? 15k? No, che 20... Ok, allora lo pago tanto, che comunque è la sua stima. Però ripeto, c'è il 20%, la gente può pagarmelo ancora di più. Li potrei farci volendo anche 30.000 euro. Nel caso, quindi, io provo ad accettare quello che mi dice lei. La pago 22.000, mi sborso, mi sveno, perché mi sveno. Ma voglio provare, che secondo me è qualcosa di spicy ci viene. Maria Cristina mi porta una specie di oggetto strano di guerre stellari galattiche, tipo incredibili, raro, cattive condizioni. Ehi, fratellino, questo è forse costoso. Lei come è messa? È competente e mezzo taccagna. Signora, se le dessi tipo 500 euro, che dice? 3.150. Posso... Ok, allora, non è molto taccagna, quindi volendo ci possiamo stare. Io se le do 2.700 euro, che dice? Ci sta? Ci sta per 2.700, signora? Ci sta, signora? Ci sta? No, come non ci sta? Ma era perfetto! Questo qua lo vende, facevo 5.000 euro easy. Che schifo, mamma mia. Queste signore che non... Un leggio? Che ci fa, signora Barbara, con un... Barbara, con un leggio? Che ci posso fare? Oh mio Dio, leggio del 1907, leggendario, condizioni pessime. Bro, un leggio da quanti milioni di euro, scusa? Quanto costa questo coso? Parliamone. Ma come 5.000 euro? Signora, lei pure è collezionista taccagna, quindi mi farà sicuramente dei prezzi incredibilmente alti e incredibilmente svantaggiosi per lo streamer. Vabbè, ma signora, mi scusi, io le do 2.500 euro, anzi 2.450, tenga. No, signora, lei è collezionista, è avida, ma io devo fare la scimmia. No, 2.4, lei mi vuole fregare. Le vuole ingannare completamente. Se ne vado subito via. Faccio venire il signor Efetang, che c'ha un vaso di fiori che può costare... Niente, lo mando via perché non mi serve. Grazie, signore Efetang, è stato gentilissimo. Però la sua merce non è attualmente del mio gusto. Giornata numero 5. Andiamo, ragazzi. Abbiamo... La signora Arslan, che cosa vorrebbe comprare con questi 4 spiccioli in croce, signora? Che cosa? Il dipinto del 2015. Quanti soldi mi può dare, signorina? No, scusi, l'ho pagato 9,90. Io mi deve dare almeno 2.000 euro, ragazza mia. Di più? No, 1.020 manco per il cavolo. Signora, ma le posso dare una pedata nel viso? 1.005. No, signora, guardi, vada via subito perché mi è nervoso, poi la picchio. Sparisca, grazie. Restauratore Karl Kredheim, questo qua ti invade la Palestina, lo evitiamo. Giornata numero 6. Vediamo...
Uno dei tuoi dipendenti vorrebbe che assumessi un suo amico. Ti darà dei soldi per convincerti. Ma in che senso? Ma in che senso, scusa? Cioè, io posso... Aspetta. E se lo assumo poi lo licenzio? Che succede? Alla fine è Benito. Cioè, insomma, lui è Adolfo. Mi assume per forza Benito. È la lore. Io voglio provare. Poi magari lo licenzio se mi fa schifo. Io ci provo lo stesso. Vada, assunto. Cosa vuol dire dipendente più uno? Esperto Miguel. Quanto prende al mese Miguel? Aspetta. Liquidità più 1500. Quanto prende Miguel? LOL. Ah, solamente 1000. Ok. Al massimo se mi fa schifo lo licenzio e prendo quello che mi serve. Cioè, in senso, il restauratore. Sì, sì. Signor Obi-Wan Yeh arriva con un porcellino e vorrebbe comprare che cosa? Fa vedere un attimino. La pistola decorata del 1844. Parliamone. Lei quanto è disposta a darmi, sapendo che è collezionista e quasi mezzo tirchio? Poco tirchio. Però se le chiedo tipo 7000 euro, me li dà? Domanda. Buoni? Perfetto, 7k. Vedi che lo sapevo. Anche se lo prendo a prezzo di costo. Comunque lo posso, scusa, lo compro a prezzo di stima. Bro, tanta robina. 7k sono 2000. Easy easy. In un momento di accagneria inverosimile. Tanta robetta. Ragazzi cari, chiudiamo e andiamo dritti alla giornata 7. Abbiamo un altro restauratore, ma Leonard non mi interessa. Ho 4 oggetti e spererei onestamente. Oh, questo è un pegno, ok. Spererei onestamente arrivasse qualcuno a farmi grossa compra. Ma non lo possiamo sapere finché non giochiamo anche la, appunto, giornata 7. E vediamo Lothar consegnarmi un flauto dolce. Questo flauto dolce è quanto? Dell'85, del 1885 questo flauto. Raro e cattive condizioni. Signore mio, quanto? Ma come 5000? Bro, Mario Crazy, amico mio. 5100 è veramente tantino. Io vorrei darle, dai, 3000 euro. Siamo sui 3000. 4,8? È tanto. Io non so se lei è taccagno o meno. Posso arrivare al massimo a 3500. Signore mio, mi manderà a fare un giro, ma capisco che lei mi odi e mi ci posso far nulla. Io non so se lei è tirchio o no, non posso rischiare. Veramente, ci vado, divento barbone. Non voglio perdere. Sono taccagno. Ok, posso essere taccagno, grazie. Adriana, mi sa che lei con sta cosa non andremo da nessuna parte, però, mi sa che 9,60, non mi interessa. Cioè, potrei ricomprarla, però vedo che non ci guadagno veramente niente, poi manco mi offrono. Quindi, signora, io devo reiettarla e concludere la settimana. Scusa, la settimana 1 del mese 7 è un pochettino. No, difficoltosamente. Cioè, a parte il risolvatore che ci abbiamo niente. Ho dei bei oggetti. Ho comunque la motocicletta. Ho comunque un bel fucile, un dipinto schifoso e un altro buon fucile. L'unico punto è che devo riuscire a venderli prima che sparisca il malus. Il bonus o malus, come tu voglia. Io adesso non avevo oggetti, quindi per me era un malus. Perché altrimenti poi, per esempio, la moto faccio una fatica boia a venderla, perché l'ho presa esattamente al prezzo di stima. E questo potrebbe essere un problema in futuro.